testa funziona a metà, ma ogni tanto parte il suono che fa. Adesso seriamente. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare il mio secondo Ask Anna. Visto che il primo ha superato i 100 like, ho deciso di portarvi il secondo. Vi ho chiesto sui social qualche giorno fa di farmi delle domande con l'hashtag Ask Anna e oggi cercherò di rispondere a più domande possibili. Iniziamo. Franci Aria scrive: se dovessi scegliere un o una VIP con cui condurre la tua vita, chi sceglieresti? Ti adoro. Ciao Franci. Allora, come ho detto nel video precedente, il mio idolo è Mika e mi piacerebbe tantissimo poter condurre la mia vita con lui. Mika, se guardi questo video, ricordati che ti accoglierò sempre a braccia aperte. Vieni, vieni qui. Sara Lupo scrive: come e quando ho deciso di aprire il canale? Salutami. Ciao Sara, come e quando ho deciso di aprire il canale? L'ho detto nell'ask precedente, quindi se non l'hai visto, vattelo subito a vedere e io aspetto. È fatto? Beh, andiamo avanti. Flora Ferrante scrive: se ti svegliassi Ariana Grande per un giorno, qual è la prima cosa che faresti? Vittoria Pignatelli scrive: sei soddisfatta di questo traguardo che pian piano diventa sempre più grande? Salutami, ti voglio bene. Ciao Vittoria, ti voglio bene anch'io. Sì, sono contentissima di questo traguardo. Cioè, per me, 1000 iscritti tipo erano 1000 iscritti... barra non ci arriverai mai, invece ci sono arrivata, quindi spero tantissimo di poter crescere ancora di più, però sono contenta di quello che sta accadendo in questo periodo, sono contenta di tutte le soddisfazioni che mi sto togliendo. Grazie. Martina Valente scrive: se ti regalassero 100.000 euro, andresti in giro nuda per la tua città? Salutami. Ciao Martina, facciamo una cosa, fatemelo sapere voi nei commenti cosa fareste, sono curiosa di saperlo. Flavia Iurino scrive: se ti svegli e sei un uomo, cosa fai? Mi saluti? Ciao Flavia. So sicuramente che non andrei in bagno. Luana Noratangelo scrive: vai sulla galleria, chiudi gli occhi e scorrendo a caso scegli una foto, faccela vedere e spiegaci la sua storia. Mi saluti? Ciao Luana. Lo faccio subito. Allora, è uscita questa foto e l'ho fatta quando siamo andati a fare un raduno dell'Albelico Yes Fan Club a Piazza Plebiscito e l'ho fatta sugli scogli e vi dico che salire sugli scogli non è una cosa bella perché io ho paura di cadere perché io sono maldestra a fare certe cose, quindi ansia totale, però alla fine sono riuscita a non cadere, quindi già qualcosa. Teresa Zana mi scrive: preferisci mangiare vomito o del cibo in un water? Maria, io esco. Mi raccomando, lasciate un pollice in su e di farmi sapere nei commenti qualche altra domanda per i prossimi Ask Anna e se ne volete altri. Mi raccomando di seguirmi su tutti i social: Facebook, Twitter, Instagram, link e info box. Condividete questo video ovunque, se vi ho risposto condividete il video, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!